Raffaele Bianco, fa effetto dirlo, però sei il primo, anzi sei il secondo acquisto dopo Colombi del mercato di gennaio del Carpi, anche se insomma sei qui ormai da un anno e mezzo. Mi ritrovo qua di nuovo davanti a voi e per me è una felicità, è una gioia veramente grande poter ritornare ad essere un giocatore normale, a respirare l'aria e l'ansia prepartita e quindi sono felicissimo. Possiamo dire che sono finiti i 6 mesi più difficili della tua carriera, questa squalifica per il calcio, scommesse, come hai vissuto questi 6 mesi? Li ho vissuti tenendo i denti stretti, per non dire altro. Ho passato giornate difficilissime, periodi ancora più difficili, però diciamo c'ho un po' il carattere è riuscito a farmi sopperire, diciamo, la mancanza del campo. I compagni hanno fatto il resto, la società pure, i tifosi anche, quindi ce l'ho fatta e sono tornato. Trovi un Carpi che ha girato a 30 punti con una gara in meno, che 6 mesi ti aspetti di qui a giugno? Ma di sicuro noi siamo per caratteristiche un gruppo ambizioso, quindi siamo lì su, ce la siamo sudati, guadagnati e faremo il possibile per rimanerci. Ovviamente non sarà facile, ma diciamo i presupposti ci sono tutti. Sono stati 6 mesi difficili, però hai trovato un gran clima in città, cioè tutti ti aspettavano. No, io anzi colgo l'occasione per ringraziare, perché veramente tante persone, da quelle che incontravo per strada o dappertutto comunque, mi hanno sempre trattato come uno della città senza mai giudicare quello che mi era successo, anzi mi hanno sempre detto ti aspettiamo, non vediamo l'ora, e sono veramente orgoglioso di questo. Sulla città, perché poi la dirigenza, Cristiano Giunti, l'ha sempre speso parole al miele per te, ma anche Cagliumi inizio stagione, con quello che era successo, ha detto io la faccio il capitano, dare a Raffaele. No, di la verità, sia il direttore che i due presidenti, ma dall'inizio, dalla sentenza di primo grado, mi hanno fatto sentire una vicinanza e un calore pazzesco. Queste per me sono cose che vanno al di là del calcio e vengono prima di qualsiasi altra cosa, quindi non potevo veramente desiderare di meglio. Fine scritto, perché poi il 25 arriva la Ternana, al Cabassi potrai ricevere direttamente l'abbraccio dei tifosi. Ah, infatti se ci penso, vado, te lo giuro, mi vengono già i brividi. Niente, non vedo l'ora, non dico altro.